Desidero anch'io iniziare con un ringraziamento, prima di tutto al Cardinale Giuseppe Vettori, per tenere questa meditazione sull'Eucaristia intersacerdotale, facendo a lui un augurio carissimo e riconoscente per il suo 50° anniversario di ordinazione presbiterale. L'augurio è rivolto anche a tutti voi, in particolare a Sua Eminenza il Cardinale Simoni, presente e onora questa assemblea con la sua presenza, a tutti voi presbiterio di Firenze, in particolare a coloro che celebrano anniversari più significativi. È sempre un bel dono potersi trovare tra fratelli di fede e di ministero per ravvivare il dono di Dio che è in noi con l'imposizione delle mani. A me piace sempre prendere avvio nelle meditazioni insieme ai presbiteri da questo versetto di Seconda Timoteo 1,6, dove sappiamo bene Paolo ha in mente una metafora. È un versetto importante per la teologia del ministero, addirittura per la teologia del carattere. Paolo ha in mente questa metafora, la metafora del focolare, quando dice a Timoteo di ravvivare il dono di Dio, usa il verbo anazokurein, che potremmo dire è composto da tre idee. Significa dare di nuovo vita al fuoco, dare vita al fuoco. Paolo non chiede di accendere il fuoco, come se quel fuoco si fosse spento, chiede di ridargli vita. E questo verbo ci rimanda all'uso di coprire la brace con la cenere alla sera per poterla mantenere lungo la notte e poter al mattino con un semplice soffio, con un mantice, ravvivare. Durante la notte la brace non si spegne, è un ricordo che anch'io da bambino avevamo in casa, il camino. Durante la notte la brace non si spegne, però si affievolisce e al mattino basta un po' d'aria perché torni a pulsare. Il carisma del ministero ordinato non si spegne, ma si può affievolire. La notte e la cenere non risparmiano nessuno, neanche i presbiteri e i vescovi. La notte del dolore e del peccato, la cenere dell'abitudine, la notte dei fallimenti pastorali, la cenere dell'incomprensione di qualche solitudine. Ma la brace non si spegne, tende solo l'ossigeno. Per questo ho pensato ad una meditazione come quella di oggi di insistere su un dato positivo del nostro ministero. Qualcuno penserà che dimentichi i problemi, che lasci da parte lo scenario attuale così problematico, così doloroso per la nostra gente, per noi. No, in realtà mi pare che il Vangelo ci inviti sempre a trovare il buono, soprattutto quando dobbiamo ridare vita al fuoco che è in noi. E allora questa meditazione sull'Eucaristia e vita sacerdotale avrà il taglio della bontà e della bellezza. D'altra parte credo che questi momenti di ritiro, di riflessione, di preghiera, di adorazione, siano, per rimanere agganciati alla metafora, come delle bombole d'ossigeno che se fatte funzionare bene ci aiutano a soffiare via la cenere e ridare vita al fuoco. Dunque l'Eucaristia è vita sacerdotale, un binomio stretto, un binomio vitale per la Chiesa, un binomio che potrebbe essere affrontato in vari modi. Se il nostro fosse un convegno teologico anziché un incontro spirituale, certamente un tema come questo susciterebbe effettivamente
espressioni e posizioni anche molto diverse nel dibattito teologico cattolico negli ultimi 50 anni, non mancano gli estremi, quello possiamo chiamarlo tradizionalista, che ricondurrebbe al Concilio di Trento, piuttosto alla sua parziale interpretazione, tutta la teologia del ministero ordinato, una visione verticale che farebbe discendere direttamente da Cristo sacerdote il sacerdozio ministeriale, assorbito nella sua dimensione cultuale, sacrificale. Oppure il versante opposto, potremmo dire progressista, qualcuno dice filoprotestante, che risolve il ministero in una visione orizzontale, una leadership, una pura funzione di animazione della comunità cristiana. In queste due visioni, come vedete, l'impostazione del rapporto tra ministero ed Eucaristia sarebbe molto diverso. Queste tendenze che ho rapidamente delineato hanno di fatto animato il confronto teologico e pastorale nei decenni immediatamente successivi al Vaticano II, percorrendo delle ecclesiologie unilaterali rispetto a quella conciliare. Da una parte potremmo dire un'ecclesiologia verticale, monarchica, dall'altra un'ecclesiologia orizzontale, democratica. Mentre il Concilio, quando propone l'identità della Chiesa, non cade né nell'una né nell'altra posizione estrema. Il Concilio raccoglie l'intera tradizione cristiana, non solo quella post-tridentina, ma anche e soprattutto quella biblica, patristica, e la immerge vitalmente nelle fonti. Come tanto più volte il padre del Bach, il Concilio ha potuto rinnovare perché ha attinto alle fonti. Ha così coniato un'ecclesiologia che ha abbandonato quello che con una parola ricercata è chiamato l'ecclesiocentrismo, ha posto decisamente il mistero trinitario al cuore della Chiesa e ha recuperato la centralità di Cristo. Molto evocativo è il passaggio dal Lumen Gentium Consist Ecclesia, che segnava l'inizio della Costituzione sulla Chiesa in una redazione precedente, quella finale, all'attuale Lumen Gentium Consist Christus, che implica l'immagine del Sole, Cristo, e appunto della Luna, la Chiesa, secondo la metafora astronomica introdotta dai padri, che avevano ben chiara la relatività della Chiesa a Cristo. E la stessa Costituzione, al capitolo primo, faccio questo affondo ecclesiologico perché per inquadrare bene il rapporto Eucaristia e Ministero, la domanda è, no, qual è, quale identità ha la Chiesa? E la Lumen Gentium, dicevo, al capitolo primo recupera la teologia della Chiesa come corpo di Cristo. Il ricchissimo numero 7 del capitolo primo è dedicato a questo, come premessa necessaria al capitolo secondo sulla Chiesa come popolo di Dio. Cioè, il popolo cristiano è un popolo adunato dalla Trinità attraverso la celebrazione eucaristica, che è parola proclamata, pane spezzato e condiviso, esperienza di fraternità missionaria. Il sacerdozio comune è pure recuperato dal Vaticano II, prima ne aveva parlato Papa Pio XI, prima di Papa Pio XI il Catechismo Tridentino, quindi negli ultimi secoli non era stato ricordato molto. Il sacerdozio comune, dicevo, trova nella liturgia eucaristica il suo momento più espressivo, culmine di fons, perché è il luogo nel quale confluisce il sacrificio spirituale della vita quotidiana, lì arriva tutta la settimana,
il luogo dal quale prende avvio lo stile oblativo dell'esperienza cadente. In questo quadro ecclesiologico conciliare, che integra scrittura e tradizione e rifugge da ogni estremismo, come si configura il binomio Eucaristia e sacerdozio ministeriale? Entriamo più direttamente nel clima del ritiro spirituale. Vorrei solo, per chiudere questa specie di premessa teologica, ricordare che negli ultimi tre decenni è difficile trovare posizioni così estreme come negli anni 70, primi anni 80. Dagli anni 90 normalmente biblisti, teologi, pastoralisti evitano sia il verticalismo sia l'orizzontalismo, cercando di leggere integralmente i dati e le esperienze della scrittura e della tradizione. In questo modo il sacerdozio ministeriale non viene visto come una mediazione tra Cristo e la comunità, come se fosse sospeso tra il cielo e la terra, una sorta di intensificazione del sacerdozio comune, ma nemmeno un servizio delegato dalla comunità, come se fosse semplicemente una funzione di coordinamento. Questo mi pare il nucleo guadagnato negli ultimi decenni. Il sacramento dell'ordine è essenziale alla Chiesa, proprio perché non si dimentichi la comunità di essere radunata da Cristo risorto, non si illuda di autoradunarsi, di autogenerarsi, di darsi da sola la parola, l'Eucaristia, i carismi. Presbiteri e vescovi sono segno che i doni che fanno la Chiesa, i doni del Cristo risorto, parola, sacramenti, fraternità, carismi, sono appunto doni che vanno accolti, non originano dal mettere insieme le forze della comunità. Presbiteri e vescovi, dice il Vaticano II, sono strumenti vivi di Cristo sacerdote, capo e pastore, che convoca e forma la sua Chiesa. Sono, per così dire, l'antidoto ad una visione autarchica. Sono segno che la comunità non è il gruppo di persone che si ispira a Gesù Cristo e va avanti con le proprie forze, ma la comunità è radunata e nutrita continuamente dal Signore Gesù. Quando il Vaticano II richiamava le formule agere in persona Christi e simili, voleva proprio dire questo, diceva questo. Il Concilio non inserisce mai, nonostante molte richieste, l'espressione, per esempio, sacerdo salve Christus, perché lo ha ritenuto poco coerente con l'ecclesiologia del popolo di Dio, e nemmeno ha mai parlato del presbitero e del vescovo come mediatore. Sono espressioni in un certo modo si possono utilizzare legittimamente, ma il fatto che il Concilio non le abbia utilizzate significa che non ha pensato al sacerdozio ministeriale come una realtà ponte tra il cielo e la terra. Ha pensato come un servizio dentro la comunità per ricordare che è Cristo che convoca e nutre la sua comunità. San Paolo, ho accennato prima seconda Timoteo, San Paolo ci fa da guida in questa prima parte della meditazione, non solo con il versetto di seconda Timoteo, ma con alcuni versetti di prima Corinti. In prima Corinti, e lo fa solo lì, l'Apostolo fa riferimento alla tradizione a lui precedente, e lo fa due volte. Al capitolo 11: ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso, e al capitolo 15: vi ho
permette di attingere all'annuncio, al carico originale, certamente alla predicazione e all'esperienza della prima comunità di Gerusalemme. San Paolo scrive la prima Corinti a metà degli anni 50 e richiama la tradizione precedente che già circolava a Gerusalemme. A cosa si riferisce Paolo in questi due passi? Nel primo all'Eucaristia, nel secondo all'evento della Pasqua. Al primo rimando infatti segue la narrazione dell'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena di Gesù. E poi anche quella tremenda reprimenda ai Corinti. Al secondo richiamo, capitolo 15, segue l'annuncio dell'evento pasquale, morte, sepoltura, risurrezione e apparizione. Si potrebbe dire che Paolo dà non tanto due annunci, quanto un annuncio in due momenti. Lui annuncia sempre solo Gesù Cristo morto e risorto, è l'annuncio della Pasqua. E in questi due passaggi l'annuncia come rito e come evento. Guardando ancora meglio, se noi leggiamo insieme dal capitolo 10 al capitolo 15, possiamo dire che Paolo si fa ministro del triplice corpo di Cristo. Questa espressione medievale, sempre padre del quarto che ha illuminato questi passaggi, triplice corpus Christi, ma la sostanza è degli scritti di Paolo. L'Apostolo annuncia la morte, sepoltura, risurrezione e apparizione del primo corpo di Gesù, del corpo storico di Gesù. Questo è l'annuncio fondamentale, non è interessato ad altro, dice, non è interessato ai miracoli, non è interessato alla predicazione di Gesù, almeno in prima battuta, è interessato ad annunciare la Pasqua. Poi annuncia il secondo corpo, quello che viene chiamato il secondo corpo nel Medioevo, cioè l'Eucaristia, il dono di questo corpo nel pane spezzato e nel sangue versato. Rito da ripetere nella comunità. E qui evidenzia che è il terzo corpo, il frutto della partecipazione alla frazione del pane, il corpo ecclesiale, che non può sopportare ingiustizie e divisioni. Già il capitolo 10 aveva detto quanti ci troviamo in un unico corpo, siamo un corpo solo. E al capitolo 11 lo spiega anche un po' minaccioso. Voi vi nutrite di questo corpo e poi vivete delle ingiustizie tra di voi. Paolo dunque, potremmo dire, è ministro del triplice corpo di Cristo. Il ministero paolino nella tradizione cristiana è diventato il paradigma del ministero sacerdotale. Certo, il fatto che l'Apostolo si era sentito chiamato a dare il primo annuncio alle genti, ad avviare la formazione delle ad essere missionario personale, lo portava a privilegiare la predicazione rispetto alla celebrazione o alla guida pastorale. Però sappiamo che battezzava, sappiamo che presiedeva la cena del Signore, sappiamo che imponeva le mani, quindi diciamo così qualche sacramento gli scappava, anche se sembra che lo ammetta a fatica. In Prima Corinti 1 c'è quel passo abbastanza curioso, no? Dove dice: ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, per non cadere anche lui nella diatriba dei partiti, no? Non avere battezzato nessuno, poi gli viene in mente che forse un paio mi ha battezzato, eccetto Cristo e Caio. E poi dopo un po' mi viene in mente qualcun altro, ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanas, ma degli altri non so se abbia battezzato qualcuno. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo. Paolo si sente missionario, ma in questa missione celebra i sacramenti, proprio perché i sacramenti sono un aspetto dell'annuncio. Dicevo che Paolo presiedeva la celebrazione eucaristica, è attestato in Atti 20, magari tenendo un po' lunga la predica, un po' troppo, e Paolo imponeva le mani, come si è visto anche in seconda
Ma Paolo non solo annunciava, celebrava i sacramenti, ma si curava anche della comunità, non in maniera stabile, non aveva una sola comunità, girava molto e tuttavia le seguiva, come dimostrano le lettere. Se c'è bisogno di qualche testimonianza di una passione pastorale, basta leggere le sue lettere. La passione in particolare per l'unità, di qui i frequenti interventi contro la divisione, la gelosia, l'invidia, il richiamo alla carità come sostanza della vita della Chiesa. Un versetto paolino di sintesi che nelle discussioni conciliari sul ministero presbiterale ebbe un ruolo centrale è Romani 15:16. L'ho messo nel foglietto perché questo è, come potremmo dire, il condensato del ministero di Paolo, che ci dice anche il suo rapporto con il rito. L'Apostolo richiama la grazia che gli è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ci sono stati tanti interventi di parte conciliari su questo versetto, proprio a proposito della discussione sui ministeri. Perché? Come vedete qui Paolo non dice che il ministro è sacerdote, però ci va molto vicino. Paolo, come tutti gli altri autori del Nuovo Testamento, non usa mai il termine diretto sacerdote per indicare un ministro cristiano. Il motivo lo conosciamo. Gli ultimi tempi gli studi di Padre Emanuele hanno, credo, dato dei risultati definitivi. Il motivo è che il sacerdozio per gli ebrei era connotato dall'idea di mediazione tra due mondi, il sacro e il profano, che si potevano unire solo se c'era un ponte che andasse nel mondo sacro e poi ritornasse nel mondo profano, appunto il sacerdote, il sommo sacerdote nel giorno dell'unione. Ma per i cristiani l'unico mediatore è Cristo, che porta il cielo in terra e la terra in cielo. È per questo che la lettera agli ebrei dice che è l'unico vero sommo sacerdote, non ce ne sono altri in senso proprio. Per questo i ministri cristiani del Nuovo Testamento, senza eccezioni, non vengono mai chiamati sacerdoti. Ci sono altre parole che non hanno una connotazione sacrale. Pastori, profeti, dottori, guide, presidenti, evangelisti, e poi i tre termini che diventeranno quelli classici, diciamo, del sacramento dell'ordine, cioè anziani, presbiteri, sorveglianti, vescovi e servi, diaconi, mai sacerdoti. Quando poi dal terzo secolo in avanti, primi vescovi e poi i presbiteri verranno chiamati sacerdoti, questo passaggio avverrà proprio a motivo dell'Eucaristia. Si tratta di un passaggio importante. La cena del Signore è la rappresentazione del sacrificio, si può dire in altri modi, un rinnovamento, un memoriale, del sacrificio della croce. La Didache, alla fine del primo secolo, per la prima volta parla proprio della frazione del pane come sacrificio. Ma chi presiede un sacrificio rituale compie un atto sacerdotale. Dunque, l'attribuzione di un sacerdozio viene quasi di conseguenza alla presidenza eucaristica. Ma non si deve mai dimenticare che l'unico sacerdote è Cristo e noi siamo solo segni della sua presenza e azione. Come profeti, sacerdoti e pastori, siamo solo dei piccoli segni. Dunque Paolo, nell'unico versetto di Romani 15:16, condensa il suo servizio apostolico.
passo sottolineando alcune parole greche del testo originale, dice che è ministro del Turgos, quindi usa volutamente un linguaggio sacrale, l'Eidurgos di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero, qui usa il verbo hierurgei, che significa a tante traduzioni, ma esercitare il sacerdozio. Ma non lo applica ai riti, lo applica all'annuncio. Esercitare, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti diventano un'offerta prosforata, nuova espressione tecnica, l'offerta che venivano messe sull'altare, gradita, santificata dallo Spirito Santo. Qui veramente Paolo realizza la sintesi. Non nega affatto i riti, lui stesso li pratica, li conosce, ma per lui il rito è un momento missionario, è un momento di annuncio. Paolo integra nel suo ministero apostolico la dimensione profetica, quella sacerdotale e quella pastorale, rivolto alle genti, perché diventa una chiesa. La seconda e ultima parte, il credo, la prendo dal Vangelo di Giovanni. Questa meditazione si è finora concentrata su due parole, di fatto, Vangelo e Eucaristia in Paolo. Sono due parole che iniziano con il prefisso eu, buono, Evangelio, Eucaristia, Eucaristia, eu. Qualcosa di buono, la buona notizia, Vangelo e il buon ringraziamento, Eucaristia. Il ministero dunque è un bel servizio, un buon servizio alla comunità. Per questo l'Eucaristia, come dice San Tommaso d'Aquino, concentra tutto il buono in Ecclesia. Ho detto però di passaggio che San Paolo si dedica anche alla costruzione delle comunità cristiane. Lui avvia, intanto visita il cantiere, poi lascia che ci siano altri muratori, ma è molto presente alle comunità. Quindi vive anche il carisma pastorale, non solo quello profetico, quello sacerdotale. Il terzo compito è l'essere pastore, terzo non per importanza, ma nella triade conciliare, profeti, sacerdoti, pastori. Il compito pastorale prende sempre avvio e compimento nella celebrazione eucaristica. Se è il raduno qualificante della comunità cristiana, è anche il momento qualificante del ministero presbiterale episcopale, perché è il momento nel quale si presiede la comunità che si esprime al massimo, al punto che la carità pastorale dal Vaticano II è immersa completamente nel mistero eucaristico, cioè, la dico con parole mie, non quelle del Concilio, se io voglio alimentare la carità pastorale, non posso semplicemente fare riferimento a dei buoni sentimenti, devo immergermi nella forma di vita eucaristica, imitare Cristo pastore. Ma qui c'è una sorpresa nel Vangelo di Giovanni. Gesù ci dice che anche l'essere pastore è una cosa buona, perché lui è il buon pastore. Dunque il nostro ministero non è solo l'annuncio di una buona notizia, la celebrazione di un buon ringraziamento, ma è anche accompagnamento da parte di un buon pastore. Sappiamo però che in questo caso la parola greca non è prefisso eu, ma l'aggettivo kalos, che si potrebbe tradurre sia con buono che con bello, di per sé Giovanni letteralmente non sceglie agazos, buono, ma sceglie kalos, bello. Quindi Gesù è il pastore, quello bello. C'è un sottofondo greco evidente di fusione dei due concetti, perché i greci mettevano insieme il concetto di buono
esterne di un movimento, di un corpo, costituisce la bellezza, l'atto estetico. L'armonia delle parti dell'animo costituisce l'atto etico, la bontà. Ma bello e buono, come sappiamo, per i greci andavano sempre di pari passo. La bellezza intesa come armonia delle parti esteriori e interiori ha poi avuto nel mondo antico diverse espressioni, come la musica, la matematica, l'arte figurativa. Era stato anche trovato il canone di bellezza, la proporzione numerica che guidava i grandi artisti, soprattutto rinascimentali. E qui non posso non ricordare Leonardo da Vinci, che ha utilizzato il canone di bellezza nell'uomo di Vitruvio, qui raffigurato, che è diventato proprio l'emblema del canone di bellezza. La proporzione è 1,618. Leonardo, con altri canti alla Gioconda e ad altre opere, sappiamo che è stato riprodotto nell'architettura più volte. La bellezza è dunque la proporzione delle parti, ma anche per gli ebrei, come per i greci, bellezza e bontà procedono assieme. La parola ebraica Tov, nei racconti della creazione, indica sia il buono che il bello. La creazione, cioè, è bella fuori e dentro, è armoniosa, è ordinata, ha un senso, ha una logica, un logos. Il Nuovo Testamento però, e qui c'è la sorpresa, presenta una novità a proposito della bellezza, una novità che nel mondo antico pare inedita. Questa novità si incontra proprio nel brano di Giovanni 10, definendosi il pastore bello e buono, modestia a parte, potremmo dire. Gesù prospetta un'armonia diversa da quella greca. In che senso infatti Gesù è il pastore bello? Non abbiamo indizi sul suo aspetto fisico, ma certamente non si riferisce a questo. Abbiamo invece una chiara indicazione sul senso che Gesù dà alla propria bellezza, perché in questo brano lo dice per tre volte. Il bel pastore è quello che dà la vita per le pecore. Dunque il pastore è bello quando sfida i lupi, quando corre il rischio di essere sbranato, quando addirittura viene sfigurato. Il paradosso cristiano qui raggiunge il proprio culmine. Mentre Isaia, immaginando le sofferenze del servo di Dio, diceva non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, Gesù, che compie in sé le sorti del servo di Dio, si preannuncia bello proprio nel momento in cui soffre e muore, nel momento in cui fa una brutta fine. Che cos'è che lo rende bello in questa sorte di per sé brutta? La risposta la conosciamo bene, è una sola, e non solo Giovanni, tutto il Nuovo Testamento lo attesta. È l'amore, è l'agape che lo porta ad offrirsi. Gesù è davvero bello quando raggiunge il massimo dell'amore, anche se il suo volto diventa brutto, si ricopre di sangue, perché è l'amore che lo rende bello, è l'amore che rende belli. Qui c'è il concetto di carità pastorale, è questo amore che ci rende belli e buoni, cioè non tanto l'armonia delle parti, a volte si ricerca una semplice armonia psicologica con se stessi. Non ti faccia male questo naturalmente, ma rischia di essere molto autoreferenziale. È la bellezza greca, tutto deve essere proporzionato in se stesso. E invece la bellezza evangelica è uscire da se stessi, è donarsi. Questo rende davvero belli e buoni. Il crocifisso è quindi il canone di bellezza dei cristiani. Non il corpo perfettamente proporzionato nella sua armonia esteriore, ma il corpo perfettamente offerto nella sua armonia interiore.
vero uomo di Vitruvio per noi è il crocifisso. Io ho messo Michelangelo sempre per rimanere in Toscana. Il crocifisso, non il crocifisso tenebroso, ombroso, ma il crocifisso di Michelangelo, la cui morte è già rischiarata da questo sottofondo di risurrezione. La fondamentale differenza tra la bellezza greca e la bellezza cristiana, dunque, è proprio questa. I greci la individuavano nel logos, in questa armonia che proporziona le parti della natura, dei corpi. I cristiani la identificano nella gaia, nel dono della vita. I cristiani non dicono che il logos non c'è, che l'amore è illogico. Dicono anzi che la vera logica che rende bello il mondo è l'offrirsi. Il Dio greco è armonia in se stesso, il Dio cristiano è dono di sé. Concludo dunque riannotando il filo di partenza. Noi impariamo la bellezza, noi riceviamo l'energia per offrirci alla scuola dell'Eucaristia. Certo, gli incontri ci aiutano, ci aiuta tutto quello che noi facciamo, non c'è nulla di estraneo alla santità del ministro. Il Concilio Vaticano II ci ha fatto capire che anche nell'evangelizzazione, negli incontri della vita pastorale, si imprime in noi l'immagine di Cristo. Ma la fonte di tutto è la celebrazione eucaristica. Nella celebrazione della cena del Signore noi entriamo nella logica del sacrificio, rinnovando non solo il nostro sacerdozio battesimale, non dimentichiamolo, ma anche quello ministeriale, con la comunità, come sacerdoti del battesimo, siamo raggiunti e nutriti dalla forza del sacrificio della croce, presente come memoriale nel corpo e sangue sull'altare. Di fronte alla comunità, come sacerdoti del ministero, rinverdiamo il desiderio di donarci ad essa. Quando prestiamo la voce alle parole di Gesù, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non siamo degli attori. Riveliamo il senso del nostro ministero, il dono di tutta la nostra esistenza per portare la buona notizia, il Vangelo, l'unica parola di vita eterna, ce ne siamo accorti bene in questi mesi. Tra i miliardi di parole di vita terrena spunta l'unica parola di vita eterna. Per portare il buon ringraziamento, un senso di lode, non vedere sempre tutto negativo. Per essere segni di quel pastore buono e bello che ci ha immediatamente chiamati a farci strumenti vivi della gioia. La gioia, questo bene così raro oggi. Come scrive San Paolo in una delle più belle sintesi del ministero, quando dice di voler essere per la comunità di Corinto collaboratore della loro gioia. Sono molto grato a Monsignore Valerio per questa riflessione che arricchisce questo momento di comunione presbiteraria della nostra arcidiocesi. Momento di gratitudine al Signore per quello che ha fatto per me in questi 50 anni e quindi poi attraverso di me per tante persone, da ultimi di voi, ai quali il mio ministero è stato dedicato. Le radici di tutto questo sono state così illuminate bene dalla riflessione teologica e spirituale che Donelio ci ha proposto. Siamo anche grati a questi riferimenti alla nostra storia dell'arte, che per noi è un onore ma anche un bel peso quello di saperla riproporre come un messaggio
siamo tornati a vedere questa tua presenza. Il nostro venerabile confratello Giuseppe Vettori, cardinale di Santa Romana Chiesa, arcivescovo metropolita di Firenze, che celebra il 50° anniversario dell'ordinazione presbiterale ricevuta nella nativa diocesi di Foligno, con animo grato e carità fraterna, ci rallegriamo per il rilevante ministero pastorale volto a formare i credenti negli insegnamenti cristiani, per l'importante incarico esercitato con diligenza nella Conferenza Episcopale Italiana e poi presso la sede apostolica, per il solerte zelo nel compiere e nel diffondere, grazie a Dio e alla Sua parola, gli insegnamenti di Cristo e narrare i Suoi tesori, perché il cammino del popolo sia guidato a custodirne i comandamenti. Augurandogli ogni bene e volentieri, impartiamo a Lui e a quanti gli sono vicini la nostra benedizione apostolica, chiedendo preghiere per il nostro ministero pellegrino. E ascoltiamo anche le parole che con fratelli vescovi della Toscana hanno voluto rivolgere al nostro vescovo. Carissima Eminenza, nella ricorrenza del 50° del sacerdozio, i confratelli vescovi delle chiese di Toscana si uniscono al coro degli amici, dei conoscenti e dei fedeli tutti per esprimerti la loro gioia e gratitudine per questo bell'anniversario. La condivisione del ministero episcopale, sperimentata in questi anni di tua presidenza della Conferenza Episcopale Toscana, ci ha fatto sentire più uniti e partecipi di un comune cammino ecclesiale. Ricordando con te i 50 anni del tuo sacerdozio, vogliamo insieme a te ringraziare il Signore per il dono ricevuto che ha ben fruttato.